ogni volta che noi mangiamo un piatto della cucina napoletana ci mettiamo in corpo la città, la sua storia. Il miglior modo per conoscere una città è mangiarsela. Ancora Napoli con le sue tradizioni, alla volta di quelle culinarie con i piatti tipici della Pasqua e non solo, al centro della rassegna Vedi Napoli e poi mangia, promossa dall'assessorato al turismo e alle attività produttive del comune. Un mese di eventi dal 28 marzo al 1 maggio dedicati alla scoperta delle specialità gastronomiche locali, con approfondimenti culturali, storici ed artistici sulle pietanze più rappresentative della cucina partenopea. I dati sono confortanti, noi abbiamo previsto 200.000 arrivi, poi ci sono quelli del last minute o del last second, come possiamo dire ora, e la soddisfazione più grande è nella nostra città per i nostri turisti, sia italiani che stranieri, è proprio quella dell'enogastronomia. Gli appuntamenti sotto la supervisione dell'antropologo Marino Niola si terranno in diversi luoghi della città per svelare curiosità e aneddoti sulle tradizioni della nostra tavola e sulla loro vocazione internazionale. La pastiera in realtà ha un'origine antichissima, perché nasce dagli antichi riti mediterranei in onore delle divinità della vegetazione che rinascevano a Pasqua in questo periodo. In quel periodo c'era il divieto della macinazione del grano, che sarebbe stato come macinare il corpo del Dio. E allora si facevano focacce di grano macerato, addolcite e aromatizzate con acqua di fiori. In programma show cooking, degustazioni ed esibizioni artistiche, tutti ad ingresso gratuito su prenotazione. Come si mangia a Napoli? Non si mangia da nessuna parte, diciamo la verità. I nostri turisti se ne accorgono e gradiscono molto. Proprio per accoglierli meglio, la task force del comune, composta da 4 assessori, oltre me, l'assessore Cosenza, De Jesu e Sant'Agata, ha messo in campo anche un rafforzamento dei servizi per fare in modo che i turisti siano accolti bene e che i cittadini la sentano come una bella occasione di sviluppo.